Ma è impossibile venire a Pescara con i presupposti che c'erano dopo che il Pescara aveva perso una partita in malo modo delle due consecutive che aveva in casa. Era impossibile pensare di venire a Pescara a vincere e non soffrire. Si è sofferto il giusto e secondo me i ragazzi potevano affrontare la partita soltanto in questo modo, con questo atteggiamento, rispettando molto il Pescara, essendo umili e facendo una partita di sacrificio, di cuore, di organizzazione. I ragazzi sono stati veramente eccezionali a mantenere tutti gli input che gli abbiamo dato, che poi abbiamo avuto soltanto un allenamento per preparare questa partita, visto che avevamo giocato sabato a Cesena. Quindi devo fare i complimenti ai ragazzi e di conseguenza i complimenti alla società che comunque che ci mette a disposizione i mezzi per lavorare con tranquillità anche nei momenti di difficoltà. Avete quasi una settimana per preparare la prossima partita, quasi una settimana normale. Con la primavera negli anni scorsi si è visto un Carpi sempre in crescita, in condizione, è auspicabile che lo faccia anche quest'anno? Non lo so, questo lo vedremo alla fine. Io so che è per noi un grosso stimolo quello di avere nel nostro spogliatoio una griglia che gli addetti ai lavori hanno stilato all'inizio del campionato, e noi su 22 squadre eravamo 19esimi, dovevamo lottare per non retrocedere direttamente. Oggi non ho visto la classifica, ma penso che sia una classifica positiva, e questa è la nostra motivazione che porteremo fino alla fine, senza pensare quando arriva la primavera, senza pensare quando arriva l'estate. Quindi pensiamo a Lopro Vercelli. Mister, buonasera. Per quanto riguarda, ha fatto un'analisi a mio avviso corretta, ma volevo chiederle, Federico Melchiorri, siamo abituati a vedere sicuramente un altro tipo di Federico, volevo sapere se la sua prestazione di oggi, che non è stata forse una delle migliori, era dovuta al fatto magari una condizione fisica particolare, o se è stata solo per... Dipende come, cosa si intende per prestazione. Se per prestazione si intende fare gol, se per prestazione si intende fare dei dribbling, fare dei numeri. Invece per me la prestazione di Federico è stata una prestazione importantissima, eccezionale, a servizio della squadra, umile, ed è qui, in queste partite, con questi esempi, che si dimostra il giocatore di valore, con queste partite. Mister, buonasera. Innanzitutto complimenti, perché il Carpi oggi rappresenta un po' anche l'esaltazione di un certo tipo di calcio, cioè una squadra che segna, non segna tantissimo, che raccoglie tantissimi punti, quindi se è questo il Carpi che volevi anche dall'inizio della stagione, che hai pensato, e poi se pensi che dopo cioè la prossima partita che avete, ma avete anche una partita ancora da recuperare, insomma, se dovete ancora dire parecchio per quello che riguarda i primi posti, cioè la zona playoff. Se vi manca qualcosa probabilmente, no, oggi. Ma il Carpi nel suo DNA ha preso anche me come allenatore, che condivide determinate scelte, determinate situazioni, determinati concetti. Io le mie squadre che ho allenato in precedenza non sono state mai il miglior attacco, ma sempre forse una delle migliori difese, e nonostante tutto ho vinto i campionati. Il Carpi mi sembra che non sia stato quasi mai il miglior attacco, ma è stato sempre una delle migliori difese e ha vinto i campionati. Quindi dipende, mi allaccio alla domanda che ha fatto prima il collega, dipende che cosa vuol dire giocare bene, dipende che cosa vuol dire vedere una bella partita. Io oggi ho visto, a me piace vedere la mia squadra che soffre, a me piace vedere la mia squadra che si aiuta, a me piace vedere la mia squadra compatta, a me piace vedere la mia squadra che non concede, che suda, che arriva nello spogliatoio, che non hanno lasciato nemmeno una goccia di sudore in campo. Quindi questa per me è la prestazione positiva, poi un altro può vedere altre cose. No, mi sa tanto che ci furono due pareggi, perché io giocai a Castellisangro il secondo anno, mi sembra che il primo anno il Castellisangro vinse con il Pescara, non vorrei, sono passati 20 anni, forse anche di più. Posso? Grazie. Salve.